sorgente di grazia. È il canto che ho voluto dedicare al battesimo, che è il primo dei sacramenti, è la porta che ci apre all'intimità con Dio, rendendoci figli, figli di Dio. Certo, si sente dire, ma forse è meglio fare il battesimo da adulti, così uno è più consapevole, eccetera. Ma i sacramenti sono segni efficaci di grazia, sono misteri di grazia. E qui nell'immagine dell'acqua, che è bellissima, nella materia dell'acqua, che viene non solo a toccare il corpo del battezzato, ma nel segno antico, ancora più espressivo, il battezzando si immergeva nell'acqua, ma proprio perché l'acqua è il segno della vita. Noi nasciamo nell'acqua. Il liquido amniotico non è altro che l'acqua in cui siamo stati immersi fino alla nostra nascita. E quindi rientrare in questo grembo, che è il battistero, è questo, per poi rinascere, è un segno forte. E il battesimo, come tutti i sacramenti, non è semplicemente un rito, ma è un segno misterioso di grazia, efficace, vivo, che ci rende qualcosa di nuovo. Noi siamo molto abituati invece a essere molto intellettuali, a pensare che solo se io capisco allora vale, solo se io so allora è una cosa importante, e dimentichiamo il cuore e l'anima, se dimentichiamo che la vita cristiana non è fatta di una laurea che bisogna prendere, non è che diventiamo cristiani perché abbiamo 5 lauree in teologia. No, magari fosse così semplice. Cristiano è qualcuno che vive il mistero di Cristo, che lo vive e ha una sapienza che va oltre quella scolastica. Tant'è vero che grandi santi, anche che sapevano appena leggere e scrivere, ci hanno lasciato una sapienza incredibile nella loro testimonianza di fede, di amore e veramente di vita. E allora il battesimo è sorgente di vita. E come diceva Agostino, perché non dare questa opportunità subito a un cristiano, a un bambino? E certo che a volte capita, oggi soprattutto, di conferire il battesimo anche agli adulti per ragioni diverse, ma, come direbbe Agostino, tardita mai bellezza tanto antica e tanto nuova. Lui il rammarico di averlo amato tardi, perché è stato battezzato da adulto, e di averlo conosciuto tardi. Allora ecco, è bello pensare che i nostri bambini sono già chiamati alla fede e hanno già dentro questa forza di grazia, che è questa sorgente che zampilla per la vita eterna, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, qualcosa che nasce nel cuore e può svilupparsi in maniera straordinaria, perché tutti i semi di grazia che il battesimo pone in noi saranno occasioni per noi di santità. Certo, bisogna farlo crescere, il seme bisogna sempre annaffiarlo, riscaldarlo con il sole, ossia farlo diventare veramente un albero bellissimo, rigoglioso, che dà frutti. Ma la sorgente di grazia rimane il battesimo. E allora ho voluto prendere alcune frasi che sono nel rito del battesimo, sono delle frasi bellissime nelle preghiere del rito del battesimo. Sorgente di grazia e di vita, che sgorghi dal fianco di Cristo. La trasfissione di Cristo sulla croce è la sorgente dei sacramenti, perché dal corpo di Cristo, che è la Chiesa, sgorga la sorgente d'acqua, di sangue, ovvero il battesimo, l'Eucaristia, tutti i sacramenti. Tu lavi il peccato del mondo, o limpida fonte di gioia, speranza del regno dei cieli, in te rinasciamo alla vita, da te riceviamo la grazia dei figli di Dio.
E allora è bello che il ritornello possa cantare: Cristo risorto per noi, fonte perenne di vita, o Redentore del mondo, noi speriamo in te, perché tutto nasce dalla resurrezione. Tant'è vero che questo canto potrebbe essere anche utilizzato per la processione al fonte durante la notte pasquale, perché è quello che si celebra. E allora la voce potente del Padre al battesimo di Cristo, fatto da Giovanni Battista, che risuona sulle acque, ci fa ricordare la nuova creazione, che feconda e salva il mondo. E ancora la Chiesa che accoglie i suoi figli, che sono sepolti e risorti con Cristo. È bello nella notte pasquale vedere che questo mistero si realizza quando celebriamo il battesimo. Allora impariamo a cantare anche il sacramento del battesimo, anche quando lo si celebra solo come sacramento del battesimo, perché è un momento troppo importante, troppo bello da non cantare con gioia e da non considerare con il cuore come sorgente di tutta la nostra vita cristiana.